Bentrovati ad un nuovo appuntamento con le nostre breaking news. In questa edizione cominciamo parlando del bollettino Covid. Non sono dati incoraggianti quelli dell'ultimo report nell'ASL Toscana Sud-Est, in particolare in provincia di Arezzo sono 134 i nuovi positivi, boom di casi in Valdarno, tra cui spicca il dato di San Giovanni Valdarno con 17 nuovi positivi. Nel report indicato anche il decesso di quattro persone, si tratta di quattro uomini tra i 90 e gli 80 anni. Sono uniti più che mai i sindaci della Valdichiana e, oltre ai posti letto della Fratta, sono pronti a dare anche quelli della Casa della Salute di Castiglion Fiorentino in una proposta alternativa all'ospedale da campo. Chiedono però anche un progetto di potenziamento dell'ospedale della Fratta, appunto della Vallata. Torna l'ora legale tra sabato 27 e domenica 28 marzo, scatta dunque l'ora legale, si spostano in avanti di un'ora le lancette dell'orologio, un cambio che potrebbe avvenire per l'ultima volta proprio nel 2021. In Europa fa discutere lo scontro tra favorevoli e contrari, alcuni sostengono che il cambio dell'ora causi uno stress temporaneo, la decisione definitiva era attesa nel 2020, ma con l'emergenza Covid è slittata. Per il momento l'Italia ha deciso di mantenere il sistema in vigore. È tutto per le nostre ultime notizie, grazie per averci seguito, un buon proseguimento con i nostri programmi.